Gianluca Baccalini, la Screen Service è ormai ha un appuntamento storico con il DAB, anche in questa edizione ovviamente diverse le novità. Direi che una delle parole d'ordine più importanti è sicuramente l'efficienza energetica. Beh, assolutamente sì, dopo 15 anni di NAB l'anno scorso abbiamo presentato una novità assoluta che è la Ultra High Efficiency, cioè i trasmettitori con un'efficienza di oltre il 35%. Quest'anno portiamo di nuovo questa novità perché abbiamo esteso la gamma non più all'UHF ma anche al VHF, e questo incide particolarmente con la ripresa dei lavori del DAB anche, quindi non solo più per la televisione ma anche sull'audio digitale. Abbiamo il beneficio di ottenere grandi risultati con l'alta efficienza, e la vera novità della fiera direi è il fatto che l'alta efficienza sarà a banda larga. Come sappiamo, fino a poco tempo fa la tecnologia Doherty aveva lo svantaggio di essere banda stretta, ecco, ora non lo è più e credo che sia veramente una tecnologia rivoluzionaria. Parliamo poi di novità anche per ciò che riguarda il microwave. Sì, nei ponti a microonde abbiamo presentato alcuni prodotti nuovi, intanto un modulatore sviluppato all'interno che arriva fino a 1024 QAM, quindi una capacità di trasmissione dati piuttosto importante. Abbiamo sviluppato anche dei ponti TDD in grado appunto di soddisfare anche aree diverse da quelle del broadcast. Sto pensando ai WISP, sto pensando a chi deve trasmettere dati ad alta velocità. E passiamo poi agli strumenti di misura. Sì. Gli strumenti di misura sono un'altra delle novità di quest'anno. Abbiamo fatto una linea di monitoring e qualità di servizio e presentiamo qui per la prima volta il nostro Broadcast Analyzer. Il Broadcast Analyzer è un'apparecchiatura in grado di fare misure RF, e quindi MER, BER, costellazione e tutto quello che riguarda quest'ambito, e tutte le misure dell'ETR 290, quindi misure sullo stream digitale in sé, più tutti gli automatismi e tutta la logica che grazie al nostro laboratorio di ricerca e sviluppo siamo in grado di introdurre in queste macchine, rendendole così non solo gli strumenti di misura ma apparecchiature in grado di rendere dei servizi aggiuntivi nel controllo qualità della vostra rete, e di questo poi sarò lieto di dilungarmi con tutti coloro che fossero interessati. Con questo concludiamo. Gianluca Baccalini e Antonio Franco dal NAB di Las Vegas per millecanali.it.